Tremors. Qualcuno conosce questo film? Perché è veramente figo. Uno di quei film dove il budget è così basso che ti verrebbe voglia di allungare 5 euro ogni volta che lo guardi. Che poi non è vero, perché il film è costato una cosa come 11 milioni di dollari, ma che è fatto in una maniera tale che sembra essere un mega blockbuster hollywoodiano con mega attori, mega esplosioni e mega auto che fanno cose impossibili come sconfiggere la legge di gravità. Visto che sono più che sicuro che il numero di persone che ha visto questo film è inferiore al numero di abitanti del Molise, ovvero 0, perché il Molise non esiste, eviterò di fare un qualsiasi spoiler. Beh, partiamo dalle basi. Nella cittadina di Perfection, che di perfetto non ha nulla, composta da 14 abitanti, iniziano a verificarsi strani avvenimenti. Capre sgozzate, persone che vengono risucchiate nel terreno, macchine che vengono risucchiate nel terreno, cose abbastanza normali, no? Beh, questi avvenimenti sono frutto di esseri poco comuni. Il film, infatti, è una lotta di un'ora e mezza tra questi poveri 14 disgraziati che si ritrovano assediati da dei vermoni schifosi che vogliono solamente mangiarli. Fine della storia. Non c'è molto altro da dire su questo film, a parte che è uno dei cult degli anni 90 e che ha avuto altri seguiti, ma nessuno veramente all'altezza di questo. In conclusione, andatevi a riprendere questa pellicola, perché sono più che sicuro che passerete una divertente ora e mezza. Qui da Cinemaniac è tutto. Alla prossima.